Tokyo, Kumiko Katatsukasa, ha 12 anni. Offre ai bruchi delle farfalle il proprio naso come passeggiata. Tutta suo padre, sorride il genitore che è naturalista. La ragazza alleva farfalle, le tratta come uccellini, ne disegna e descrive usi e costumi con occhio intento di osservatrice in un suo diario che sta per essere dato alle stampe. Già in natura le farfalle ricordano lo stile dei disegni giapponesi. A Kumiko basta copiarle per ottenere le più gentili calligrafie dell'arte d'Oriente. La crisalide esce dal bozzolo in aspetto sbiadito, uniforme, un po' ripugnante forse, prima di diventare la creatura che dispiegherà ali variopinte e rabescate. Questa metamorfosi Kumiko è riuscita a sorprenderla un mattino alle 4, dopo molte veglie. Tutti i bambini sono curiosi del mistero della nascita. La ragazzina giapponese si è fatta rivelare quel mistero da una gentile farfalletta. La vispa Teresa gridava: l'ho presa, l'ho presa. Kumiko invece dirà: l'ho sorpresa. Ma non è tutta giuriva, la serietà di una precoce scienziata.